torniamo grazie. alla gara. Proprio in questo momento siamo alla trave, prima delle ginnaste sovietiche a lavorare in questo temibile attrezzo. Oksana Chusovitnia, nella graduatoria provvisoria, è quinta. Questa sedicenne di Mosca, con le connazionali Galieva, Bojiska, Niaguzzo, Lissenko, Grudneva e Kalinina, fa parte della formazione titolare. I tecnici sovietici dovranno scegliere tra queste sette le sei titolari per l'appuntamento iridato di Indianapolis, in programma, ricordiamo, tra un mese esatto nella città statunitense, e che la RAI seguirà con telecronache in diretta e in differita per tutta la sua durata. Dopo la prima rotazione, il punteggio vede l'Unione Sovietica a 249 punti, l'Italia a 242.675, quindi da 5 sono passati a 6 e mezzo i punti a favore dell'Unione Sovietica. Dicevamo, diversi gli obiettivi per le due formazioni. Italia impegnata ai mondiali a rientrare fra le prime 12.